Super bonus rimodulato al 90%, l'accusa da Meloni e Giorgetti, c'è un buco da 38 miliardi nei conti e sullo sblocco dei crediti fiscali nessun provvedimento. La mancata cessione può determinare il tracollo di 40.000 imprese, affermano le associazioni datoriali. Rilanciata la necessità di ascolto ed intervento sugli aiuti energetici, 80 miliardi che non produrranno crescita. Facciamo un attimo due calcoli. Lei diceva che il ministro ha dato dei dati che il super bonus ha generato 37,9 miliardi, se non vedo errato, di buco. Ebbene, questo buco assolutamente non esiste, perché parliamo di crediti fiscali. Lo Stato non mette soldi, non finanzia la misura, ma dà dei crediti che vengono poi ceduti a un mercato che genera sostanzialmente liquidità alle imprese grazie al sistema dello sconto in fattura. Ma c'è che questa misura ha creato 180 miliardi di nuovo PIL, ha creato 922 mila posti di lavoro, ha generato anche 200 mila megawatt di impianti fotovoltaici che producono energia pulita. Qual è l'appello e qual è il rischio rispetto ad un mancato intervento sullo sblocco dei crediti? Il rischio è che ci sono 40.000 imprese che sulla sola misura super bonus 110 hanno 8 miliardi di crediti incagliati, ed è facile immaginare in un'economia come quella campana quante piccole e medie imprese, quante imprese artigiane sono in grosse difficoltà perché hanno le casse vuote e i cassetti fiscali pieni. Quindi il governo deve intervenire e lo deve fare con rapidità, anche perché chi ha creduto nello Stato non può rimanere beffato dallo Stato.